Ciao Paolo. Michele, ti ringrazio moltissimo della disponibilità a questa conversazione, e che parte da una serie di riflessioni che stavamo facendo sul tema del futuro del restauro. Ecco, proprio in virtù delle diverse collaborazioni che abbiamo avuto in questi anni, mi piacerebbe sapere come immagini il futuro. Ecco, già la domanda mi piace molto, perché parlare di futuro è quello che dobbiamo imparare a fare sempre di più, soprattutto noi italiani, perché oggi, con tutte le potenzialità che ci sono di carattere tecnologico, di carattere comunicativo, di carattere anche di relazioni umane, il futuro è sempre più presente, è sempre più necessario, è sempre più fonte di innovazione e di novità. Questo lo dico perché la parola restauro fa pensare solamente al passato, fa pensare solamente a qualche cosa che riguarda tempi antichi, riguarda i monumenti, riguarda le grandi icone della civiltà, riguarda qualche cosa che ci sembra come che dato che ci sono bisogna conservarlo, ma che non ci fa pensare al futuro. Invece il futuro del restauro mette insieme proprio il passato e il futuro in una connessione così stretta e così diretta, che rende questo tema fantastico. Ecco, ma il tema del restauro, inteso come noi lo intendiamo più propriamente, come conservazione, come mantenimento di quello che c'è, mantenimento soprattutto dei dati di identità, di autenticità di un oggetto, come si rapporta con le tue visioni che abbiamo potuto vedere dai filmati che ci hai presentato qualche tempo fa? Certamente di primo acchito possono sembrare due argomenti completamente diversi, completamente distanti gli uni dagli altri, ma il vero problema è che noi abbiamo un patrimonio da gestire che è oramai un patrimonio indispensabile, perché in ogni caso al futuro, quello di cui parlavo prima, ci si può guardare solamente se abbiamo un passato e una competenza e una conoscenza di quello che è successo prima abbastanza profonda da permetterci di fare i passi verso il futuro. Il restauro poi vuol dire cura, vuol dire conoscenza, vuol dire competenza. E questo conoscere, questo avere competenza, è quello che ci fa capire di più quale futuro merita e quale non merita. Perché di tante visioni possibili che abbiamo nel futuro, la vera operazione da fare, il vero lavoro, è capire quale merita di essere perseguito e quale invece non solo non merita, ma anche è meglio evitare. Allora, io sono partito per questa riflessione dalla parola restauro, e poi ho scelto una serie di altre parole che cominciano con la R, ma è un puro espediente, diciamo, lessicale. Una di queste è Repubblica. E Repubblica perché mi fa venire in mente l'articolo 9 della Costituzione, che dice che appunto la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Quindi mi pare che questo sia il quadro di riferimento e il punto di partenza. Quindi la tutela e la valorizzazione. Il tema del restauro e delle altre parole adesso collegate, per esempio restituzione. Restituzione significa, dal mio punto di vista, l'impegno che lo Stato, ma ogni singolo cittadino, ha di tramandare i valori che edificati, insomma, che gli sono arrivati dal passato, per trasferirli al futuro. Sì. In che modo? Sì. Bellissimo, anche lì il problema è un problema di scelta,
Noi continuiamo a fare scelte senza rendersi conto che sono delle scelte, ma quando decidiamo anche se in qualche cosa deve rimanere o qualche cosa va eliminato, operiamo una scelta. E fare le scelte vuol dire avere conoscenza e responsabilità di quello che stai facendo. In Italia abbiamo un patrimonio gigantesco, un patrimonio paesaggistico, e storico, architettonico, e storico, artistico, unici al mondo. Veramente penso sempre che noi in Italia, se siamo all'avanguardia di qualche cosa, lo siamo proprio perché abbiamo questo patrimonio da gestire, dobbiamo imparare a gestire e dobbiamo imparare a combinarlo con la modernità, con la contemporaneità e con quello che arriverà poi anche nel prossimo futuro. La parola R di restauro, la lettera R di restauro, è una parola perfetta perché è una parola che si usa sempre quando si vuole dire riqualificare, ristrutturare, rivalutare, ripatrimonializzare. Il ri, che è proprio il prendere in mano di nuovo, ha proprio il senso di mettere in dentro la cura di quello che c'era con il futuro e quello dove si vuole arrivare e quello che si vuole raggiungere. Per me proprio la parola che userei meglio per dire il ri, direi rivitalizzare, perché rivitalizzare è forse il concetto più importante che abbiamo nei confronti di tutto il patrimonio storico e gli edifici storici in particolare. Rivitalizzare vuol dire dare nuova vita. Certamente molti edifici storici, molti monumenti devono rimanere per quello che sono, per quello che testimoniano e per quello che raccontano e per la conoscenza che tramandano. E questa conoscenza che tramandano la possono tramandare solamente nella loro essenza più pura, nella loro fisicità più autentica. Però molti edifici, molto patrimonio storico italiano può esistere solamente se è ridinamicizzato, riqualificato, proprio riportato al mondo di oggi. E questa trasformazione da quello che era e che lo aveva fatto nascere, che lo aveva fatto esistere per molto tempo, di molti edifici, probabilmente deve essere rivisto per delle funzioni oggi. Ecco, allora, se c'è una delle poche convinzioni, diciamo, che mi rimane riguardo al tema del restauro, è appunto che gli edifici devono evolversi, perché sono le nostre esigenze, le esigenze dell'utenza che si evolvono in continuazione, quindi gli edifici per poter essere riutilizzati devono potersi evolvere. Gli edifici che non si evolvono, non sono in grado di evolvere, finiscono per essere inutilizzati e quindi cadere in disuso e quindi alla fine essere sostituiti. Allora, chi si occupa come te di interventi anche importanti sul costruito, si trova di fronte a questo rischio enorme, no? Che è quello del distruggere qualche cosa, perché è una necessità, no? In tanti casi è una necessità, perché gli edifici per potersi evolvere devono essere trasformati. La trasformazione comporta sempre qualche tipo di selezione. Tu prima parlavi di selezione, che può essere selezione legata a alcuni elementi dell'edificio, ma può essere selezione di interi edifici, no? Nel senso che la sostituzione urbana è... Ecco. Certo. Allora... È molto chiaro questo discorso, perché tu in pratica introduci il tema della permanenza e della temporaneità. Quando si affronta un progetto di un edificio esistente, di un edificio storico, di un edificio che ha dei dettagli, degli elementi, delle strutture, proprio storicamente importanti che meritano essere conservate. Bisogna proprio entrare nell'argomento capendo con grande attenzione cosa è
permanente e significativamente permanente e che deve rimanere anche dopo, e che cosa invece è temporaneo e che cosa viene fatto per superare adesso la fase di vita che quell'ambiente, quell'edificio, quell'oggetto deve fare, per poi essere di nuovo a sua volta sostituito. Ecco, scusami, ma scusami se ti interrompo, ma tu il tuo ragionamento presuppone la introduzione e la operatività dei giudizi di valore, no? Noi sappiamo che i nostri giudizi di valore sono sempre storicamente determinati, quindi tu questo cortocircuito, no, tra cosa conservare e cosa trasformare, sapendo che le decisioni che noi prendiamo nell'oggi sono in qualche misura storicamente determinate e legate al nostro tipo di cultura, che è una cultura che è circoscritta al momento in cui viviamo e non può essere diversamente che così. Una delle regole che io mi sono dato come prospettiva è di lasciare esistere anche quello che oggi noi non siamo in grado di riconoscere come valore, perché altri ne possano trarre insegnamenti in futuro. Ecco, ma operativamente, nella pratica professionale, nel decidere cosa conservare o cosa trasformare, quali sono i criteri, sì, a cui tu ti riferisci? Dei criteri universali è ben difficile trovarli. Poi sai che i temi universali oggi in questa fase proprio storica di conoscenza, le cose universali tendono a cadere una dopo l'altra. Anche l'idea stessa del tempo, l'idea stessa della materia, come parti universali non ci sono più. Per cui dobbiamo per forza attenerci ad altri criteri per dare valore alle cose. Dare valore alle cose è un atteggiamento proprio mentale molto delicato, molto difficile da calcolare, molto difficile da stringere con le mani. Ma dare valore alle cose è il passo importante da fare. C'è un altro discorso da fare che riguarda le città. Le città oggi sono importanti perché sono vissute, e sono vissute non tanto per i monumenti che hanno, quanto per gli eventi che riescono a costruire. Sì, certo, Venezia, Firenze sono importanti per i monumenti che hanno perché vivono turisticamente la loro essenza di città. Però altre città come Milano, che non hanno la potenza storica di Venezia, Roma o Firenze, però hanno attivato tutta una serie di eventi che costruiscono la nuova personalità della città. Venezia ha inventato la Biennale, e la Biennale per Venezia è stata fondamentale per dare alla città di Venezia una sua identità contemporanea legata all'evoluzione del mondo, non legata solamente alla testimonianza di Palazzo Ducale, degli splendori di Venezia o di San Marco e delle procurative vecchie o tutto quello che è. Allora Michele, il ragionamento che hai fatto finora mi porta a fare a richiamare uno dei termini che avevo individuato, che è quello di resilienza, perché sono resilienti quegli edifici storici che sono giunti sino a noi e che nel tempo hanno subito significative modificazioni, ma che hanno anche saputo comunque adattarsi alle mutate esigenze di vita. E allora ci si deve chiedere semmai quanto di autentico è rimasto di questi edifici nelle loro varie trasformazioni, ma anche della capacità che le società e anche gli architetti hanno avuto nel saperli trasformare, garantendo il più possibile i dati di identità di autenticità. Ecco, allora il tema della resilienza, tu come lo interpreti nelle tue attività, nelle tue opere? Cioè, ci sono edifici sui quali leggi una, sì, particolare capacità resiliente? Sì. Un tema oggi tra l'altro molto, sì, in uso. Ci sono degli edifici proprio bellissimi, non tanto perché mantengono la loro specifica autenticità, ma perché sanno raccontare la loro vita con le cicatrici, le tracce, i cambiamenti,
anche gli orribili interventi che sono stati fatti in certi momenti, ma che in qualche maniera hanno dato spessore alla storia e all'ammirazione di questo edificio. Ecco, un'altra parola che mi piace molto è la parola radici, perché il tema delle radici richiama alla storia e i monumenti sono, ci hanno insegnato, sono documenti, no? Testimoni di un passato, sedimentazioni fisiche della memoria collettiva. E questo richiede, è questa una delle ragioni per la quale noi dobbiamo conservarli, no? Allora, quali sono le radici autentiche? Come si leggono le radici autentiche di un edificio? Bello. Cioè, mi viene voglia di parlare per 3 ore. Il tema è questo, che gli edifici una volta erano fatti dagli uomini, ed erano fatti a mano. Cioè, le cose più raffinate erano forse le leve, forse le carriole, cosa di più, i badili, le pale, i picconi e qualche altro. Degli utensili a mano. Questo fare le cose a mano e vedere degli edifici giganteschi, complessissimi, anche con delle strutture particolarmente ardite, ma dove leggi che sono state fatte pezzetto dopo pezzetto, mattone sopra mattone, pietra sopra pietra, e che le pietre sono state scalpellate a mano, che sono state fatte... quello dà sempre un'emozione strepitosa e unica. Oggi l'architettura non viene fatta più così. L'architettura è industriale, fatta da tanti elementi prefabbricati, riportati in un posto, costruiti con grandissima efficienza, perché sicuramente negli anni abbiamo acquisito efficienza, ma anche con una certa spersonalizzazione del valore delle cose fatte a mano. Quindi la radice per me sta molto in questo, cioè proprio nella radice di riportare l'attenzione alle cose fatte a mano, fatte con quella sensibilità che rende una superficie trattata a mano diversa da una superficie trattata a macchina. Ecco, volevo capire, tra le varie parole con la R che abbiamo individuato, cosa ne pensi sul tema della parola regola, nel senso che fare l'architetto significa darsi delle regole e quantomeno darsi un metodo e fare riferimento a delle norme. Ecco, allora l'invenzione, la norma, come si collocano, come le vedi, diciamo, nella tua attività, anche nel campo dell'innovazione piuttosto che della conservazione? Sì. Tema complesso. È un bel tema. Le regole sono fondamentali, chiaramente. Ma bisogna anche stare attenti che le regole non siano un alibi per evitare di approfondire di volta in volta il vero significato delle cose. Le regole portano per certi versi a fare le cose più automaticamente e senza affrontarle invece consapevolmente tutte le volte. La parola regola mi fa venire in mente subito la parola ribelle, ma non per essere bastian contrario, ma proprio per dire che la regola ha senso se le regole le sappiamo sempre mettere in discussione. E questo mettere in discussione le cose è fondamentale. Questo lavoro che facciamo anche con le ristrutturazioni non è banalmente un risistemare le cose perché durino di più, è proprio a ricostruire la ragione d'essere di quelle cose lì. E ricostruire la ragione d'essere è proprio il nostro mestiere. Cosa possiamo lasciare poi in futuro a chi verrà dopo di noi, se non la consapevolezza di quello che abbiamo fatto e di quello che loro poi dovranno fare? Ecco, proprio sul tema della regola, nell'ambito del restauro, tu sai, noi utilizziamo alcune regole, alcuni criteri di carattere metodologico, come per esempio il minimo intervento, la reversibilità,
la compatibilità, perché sono, diciamo, una serie di criteri che aiutano a sbagliare di meno. Ecco. E, per esempio, il tema del minimo intervento è un tema al quale sono parecchio affezionato, perché una delle cose che ho imparato è che non bisogna mai esagerare. Mentre spesso gli architetti esagerano, cioè vogliono sovrapporre, porre il segno dell'oggi, che è giusto fare, ma certe volte è un segno prevaricante rispetto al passato. Non è in grado, in alcuni casi, quantomeno, non si accosta come linguaggio moderno ha, ma tende a sovrapporsi. Allora, il tema del minimo intervento, tu come lo leggi, come lo attui, se è un tema che attui? Per questa è pura saggezza, nel senso che il minimo intervento vuol dire essere consapevoli che quello che fai sarà poi sostituito da qualche cosa d'altro dopo, e che anche la nostra maniera di vivere oggi sarà sostituita da una maniera di vivere diversa poi in futuro, e che anche quelle che noi consideriamo oggi fondamentale e inamovibile, irriducibile, non discutibile, sarà invece ridiscusso, rimesso in nuove condizioni poi nel futuro. Questo essere consapevoli che la storia è una storia di evoluzione è in ogni caso appunto la saggezza che ci fa intervenire il meno possibile, perché questo meno possibile è quello che dà veramente valore a quello che facciamo oggi. Teniamo conto che non tutto quello che facciamo oggi deve essere destinato all'eternità, perché se tutto quello che facciamo oggi deve essere destinato all'eternità, abbiamo già concluso le cose possibili per questo pianeta. Un'ultima parola ti volevo proporre come riflessione, ed è il tema della parola ricchezza. Il nostro paese è il paese più ricco dal punto di vista dei monumenti, delle testimonianze del passato. Una ricchezza che deve essere salvaguardata. Il problema è che noi siamo troppo ricchi, abbiamo troppi monumenti, troppe bellezze naturali, siamo stati davvero beneficati dalla natura, no? E anche dei nostri predecessori. Come facciamo a conservare tutto quello che il passato ci ha tramandato? Io, tu sai, ho questa visione della manutenzione come prevenzione, come cura, cioè il fare gli interventi minimi che servono a tenere in buono stato i conservatori degli edifici, per fare in maniera che possano poi rimanere nel tempo. Certo. Quindi il tema della prevenzione non inizia per R, però è un tema rilevante. Perfetto, sono assolutamente d'accordo. È molto meglio piccoli interventi continui che un grande intervento alla fine, quando già l'edificio è crollato oppure è stato manomesso al punto che devi ricostruirlo in parti. Io penso che proprio questo discorso che stiamo facendo noi adesso qui e qui in Italia, dove la ricchezza del patrimonio è così straordinaria, è così inconfrontabile con le ricchezze di altri paesi, dia proprio il senso dell'avanguardia e dell'importanza che possiamo avere oggi nel mondo per quello che stiamo facendo. Per certi versi noi abbiamo una potenzialità avanguardistica nel gestire il patrimonio storico e nell'iniettargli dentro la contemporaneità e l'esigenza del presente che nessun altro paese al mondo ha. Per cui ben vengano questi ragionamenti, ben vengono questi discorsi, queste ricerche per come attuare una perfetta armonia tra passato e futuro. Ecco, però tu sai anche che credo tu sia convinto del fatto che in realtà si fa poca manutenzione come prevenzione. In genere si fanno interventi piuttosto consistenti, a guasto avvenuto, eccetera. Come mai, secondo te, non riesci a prendere... In fondo Ruskin queste cose qui ce le dice da 150 anni, no? Sì. Le descriveva già 150 anni fa. Come mai? Probabilmente le dovrei anche continuare a ripetere per molto tempo ancora. Questo è un po' per... Forse perché, proprio anche come mentalità nostra, noi di...
di italiani non abbiamo la prevenzione nel nostro DNA. Altri paesi, per i paesi anglosassoni, hanno molto più questo concetto dentro di loro. Noi, nella nostra mentalità, la prevenzione è una cosa che in qualche maniera preferiamo rimandare al futuro che non affrontare oggi. E invece potrebbe essere proprio questa prevenzione la caratteristica che diffondiamo noi per il mondo e che ci rende attuali e propositivi in questo momento storico. Allora dobbiamo farlo assieme questa cosa. Benissimo. Ti ringrazio. Grazie.